Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video test mod in cui vi andrò a presentare una nuovissima mod posizionabile chiamata la creazione, diciamo, del chippato, ecco. Ok ragazzi, prima di incominciare volevo dirvi una cosetta. Allora ragazzi, per il fatto delle puntate della serie e dei vari test mod, quando li farò uscire? Allora ragazzi, dando la serie ho pensato che non porterò più due episodi a settimana, ma ne porterò ben tre episodi a settimana. Quindi i giorni sono martedì, giovedì e sabato alle 16, cioè alle 4 del pomeriggio, quindi alle 16. Poi invece ragazzi, i test mod li farò uscire nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e domenica alle 13, diciamo, raga, ora di pranzo, ecco. Sempre ragazzi, se usciranno nuove mod, io quel determinato giorno li faccio uscire il video. Comunque poi ragazzi, andate nel mio sito del Team Tiger, che lì troverete tutto lì. Ok ragazzi, allora, come ho detto ragazzi, vi presento una nuova mod posizionabile e è una mod per creare il nostro chippato. Ok ragazzi, troviamo su oggetti posizionabili, costo 133.000 euro e 85 ore al giorno. Sì ragazzi, allora io dico una cosa: è molto utile questa mod, però diciamo raga, ha i pro e i contro, perché sì, vabbè, diciamo i pro e i contro, sì, perché ragazzi, se uno che ne so vuole diciamo simulare il realismo, secondo me la sconsiglio, perché ogni volta deve fare sempre, cioè praticamente deve buttare i tronchi a terra o prenderli di nuovo, non lo so, però da come ho visto da alcuni video si dovrebbe far così, perché i tronchi li devi avere fuori e poi con una pala gommata o con un caricatore frontale li dovete mettere dentro lì e niente. Poi ragazzi, invece, se chi non vuole, diciamo, simulare la realtà, è tutta un'altra storia, perché come avete ben visto ragazzi, io di nuovo ovviamente ho il Canon di nuovo carico, vabbè, ho fatto la presentazione della segheria e quindi mi è rimasto così, e quindi niente, ho quelle il rimorchio, ripeto, quello autoload, quindi una bella cosettina. Però ragazzi, come ho detto, i pro e i contro. I pro, che diciamo è una bella mod, sì, fai il chippato, tu metti lì un casino di legna quando ne vuoi e lì ti crei il chippato. I contro raga, e che la dovete posizionare in un posto, diciamo, non lo so, al bosco o qui, diciamo, vicino in farm, dove volete voi, quindi però ragazzi, già c'è la segheria che già produce il cippato, però il cippato, diciamo raga, come ho detto nello scorso test mod, il cippato si può anche usare come combustibile, quindi poi raga, vedete voi. Io secondo me raga, nelle mie serie non la metterò, quindi poi ragazzi, ognuno la pensa come vuole, fa quello che vuole. Io, a me, cioè a me non mi interessa niente. Io presento mod che se ti piace la scarichi, se non ti piace fotte sera. Ok, che alcuni ancora non hanno capito che noi, diciamo, io dico noi perché diciamo metto tutti i youtuber, quelli che diciamo fanno questo tipo di presentazioni, portano nel canale varie puntate di test mod della serie eccetera eccetera, è sempre che si lamentano, cioè se non quello diciamo noi facciamo il nostro lavoro, portiamo i video, carichiamo video e basta.
Quindi non è che dovete obbligarci di non fare video. Allora ragazzi, come sempre, aspettate che metto qua il coso qui, mamma mia. Allora, come sempre qui ragazzi abbiamo il nostro pannellino che dice di cosa ha bisogno la macchina. Ha bisogno dei tronchi e produce wood chips, cioè cippato. Come avete visto qua ragazzi, c'è sempre diciamo un motore con animazione del fumo che esce, che ora dopo andremo a vedere. Sempre raga il display qui, poi qua ragazzi bella bella davvero, qui ci sono le diciamo il trita alberi, vabbè come lo volete chiamare lo chiamate, che poi raga è poi animato, quindi ora vi faccio vedere. Allora ragazzi, voi dovete fare, allora intanto tagliate gli alberi e poi dipende come li volete caricare, o a mano o così con il cassone questo qui autocaricante eccetera eccetera. Poi ragazzi venite qui dentro vabbè, qui all'esterno diciamo raga, mettetevi vicini, ok, aspettate, il lato sinistro giusto? Sì, dovrebbe essere il lato sinistro. Ora noi li scarichiamo tutti, così vi faccio vedere. Ok, allora avvia scaricamento. Ok ragazzi, io li sto scaricando tutti. Come vedete là ragazzi, si vede diciamo il riempimento del cippato. Ok, ma andiamo avanti un po', che ora lei incomincia a partire, che ora tra poco parte. Ok, è partito. Come vedete ragazzi, qui ho detto prima che sono animati tutte queste cose. Qui ragazzi vi crea il cippato. Come vedete qua ragazzi abbiamo sulle 193.183 alberi. Quindi raga, poi ho detto prima, voi potete anche venire qui con la pala gommata, con il caricatore o con un cassone diciamo per la legna che scarichi questi tronchi. Ci sono alcuni cassoni, però non so se diciamo va bene, però poi raga vedete voi. Ok, qui sta creando il nostro cippato 2249 di già. Qui ragazzi ho detto prima che è animato con il motore, si sente, quindi una bella cosettina con il fumo animato, bella bella bella. Ancora ragazzi non so che cosa sia questa cosa bianca, vabbè, poi ancora sicuramente ancora lo deve aggiornare. Poi raga ancora non sono uscite delle mod diciamo per quanto riguarda diciamo mod che diciamo le devi riempire tipo con il fuel o con tipo raga, io mi ricordo che la segheria forse era nel 15, sì, non mi ricordo ora. Comunque la segheria che praticamente la dovevi riempire con la benzina e quindi dovevi portare sempre la benzina eccetera eccetera. Allora non mi ricordo qual è, però vabbè, dipende, c'erano alcune segherie che avevano questo coso. Allora ragazzi, il massimo di cippato è 150.000 litri, quindi ragazzi ovviamente quando la macchina è piena si ferma, quando vi spunta diciamo qui il pallino arancione vuol dire che è piena, ora ragazzi si spenta direttamente. Invece poi il secondo pallino a destra vi spunta con il pallino verde, vuol dire che è in funzione. Ok ora ragazzi, con questo cippato cosa ci fate voi? Niente, lo caricate con una pala gommata. Sì, che è un po' alla cavolo di cane.
diciamo che ancora deve essere a questo piccolo errorino, vabbè dai, dovete far sempre così. Poi ragazzi, voi lo potete vendere sempre alla cavolo si chiama, non c'ho aumentato il tempo, alla Stanton Sawmill. Quindi io ragazzi faccio due scariche e poi faccio vedere dove scaricarlo, così almeno lo sapete. Sì, ha questo piccolo, diciamo, deve essere fissato questo fatto del chippato, che tipo sì, lo prendi, ok, però quando arrivi qui davanti si blocca, vedete come si blocca, quindi dovrebbe anche risolvere. Quindi ragazzi, ripeto, questa qui è sempre una mod di Maru, quindi la troverete sul suo sito, cioè nel suo sito. Poi io raga vi lascio tutto in descrizione, tranquilli, che vi lascio anche le altre mod, vi lascio anche il cassone. Faccio il limite un altro scarico, tanto 30% siamo. Sì ragazzi, come ripeto, ha questo piccolo difetto, non è come nella segheria, che tipo li passi con caricatore frontale con la pala e lo prendi tipo, diciamo, per bene, cioè non, diciamo, sono un, sì, ripeto ancora raga, questa qui è la 1.0 ancora, quindi dovrebbero uscire delle versioni. Poi ragazzi, ho visto anche nel sito sempre di Maru che è uscita un'altra nuova mod, penso che è uscita ieri, quindi ora vedo che cosa è e poi raga ve la presento. Ok, già ragazzi, 60%, lasciamo qui e noi ragazzi direttamente ci vediamo alla Stanton Sawmill. Ok ragazzi, eccoci qua arrivati. Mamma mia, come sempre io ogni volta mi devo sempre impiantare. Ragazzi, si vende alla Stanton Sawmill, cioè dove si vende il cippato, perché questo qui è il cippato, quindi, cioè volevo dire la legna. Vabbè, ok, voi venite qua, scaricate e il gioco è fatto, raga. Comunque raga, ripeto, questa mod è, diciamo, chi se la vuole scaricare se la può direttamente scaricare da qua, perché diciamo cioè ci sono alcuni, diciamo, che non vogliono ogni volta spostare quelle posizionabili, o no, quelle posizionabili, volevo dire quelle, queste qui, ecco, questa qui, la gente non vuole ogni volta spostare questa qui, la posizione in un posto. Poi raga, come ho detto prima, viene con un carrello, con questo qui della Flieger, o con quello dell'Itirunner, o quello che volete. Venite qua e create qua il vostro cippato. Così ragazzi, poi voi andate avanti, diciamo, con altre cose, tipo trebbiatura, seminatura, eccetera, eccetera. Ragazzi, sì, come ho detto prima, i pro e i contro, quindi poi ognuno la pensa come vuole e faccio come vuole. Va bene ragazzi, spero che vi sia stato molto utile, spero che vi sia anche piaciuto il video, quindi niente, sotto in descrizione ragazzi lascerò tutti i link dei social network, lascerò anche i link delle mod e lascerò anche ragazzi il link del Team Tiger. Chi lo vuole andare a vedere cosa ho scritto, diciamo, nella serie YouTube, che quando usciranno i video lì può anche controllare, e niente.
Noi ragazzi, come sempre, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao belli!